Buongiorno bellezze, oggi micropittura dedicata all'iconica Betty Boop in versione invernale. Cominciamo a realizzare il nostro color carne, quindi un pizzichino di marrone nell'acrilico bianco e con il pennello tondo numero 2 diamo un primo accenno del volto di Betty Boop, quindi una grossa M sulla parte superiore, scendiamo e ci allarghiamo un pochino sui laterali. Sempre con lo stesso colore, il pennellino liner, cominciamo a dare la forma alla nostra Betty Boop centrale sul dito medio, quindi la forma del volto è sempre la stessa, ovviamente rimpicciolita, e come facciamo di solito con i corpi delle figure, realizziamo anche questo, quindi è un piuttosto laterale, quindi la forma del seno verso destra, una gamba un pochino più avanti e una più indietro. Questi sono i passaggi singoli, quindi realizzo prima la forma della testa, del volto, e poi comincio a realizzare il corpo. Sempre con lo stesso colore, sull'indice della mano destra diamo sempre la stessa forma al volto e questa volta realizziamo una figura seduta, quindi scendiamo e ci spostiamo verso destra per realizzare le gambe. Due triangoli, uno più grande e uno più basso, come vedete. Ci spostiamo sull'indice della mano sinistra e qui realizziamo sempre lo stesso volto, una sorta di cuore che scende verso il basso e la gamba, quindi ci spostiamo verso destra, riscendiamo per il piede e creiamo una sorta di strascico, sempre con il pennellino liner. Ricordatevi sempre con le figure di pensare per geometrie. Sul mignolino, realizziamo con l'acrilico bianco e il pennellino liner la forma del cagnolino, quindi un tondo più piccolo per la testa, uno più grosso per il corpo e poi realizziamo le orecchiette, la coda e le zampine sulla parte bassa. Ovviamente tutto verrà ripetuto sulla mano sinistra. Lo stesso cagnolino, sempre con l'acrilico bianco, lo andiamo a realizzare vicino alla nostra Betty Boop centrale. Sui pollici, sempre col pennello tondo numero 2, creiamo metà volto di Betty Boop, quindi come abbiamo fatto per quello grande sugli anulari, ma soltanto una parte. E ritorniamo sugli anulari, quindi adesso cominciamo a realizzare due tondi con acrilico bianco appoggiando semplicemente il pennellino tondo numero 2, sia su mano destra che su mano sinistra. Prendiamo uno striping molto 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 sottile, diluiamo benissimo l'acrilico nero e cominciamo a contornare i nostri occhi, a creare le ciglia, le sopracciglia, quindi spostandoci verso l'alto e cadendo verso il basso, e un piccolo segmento per il nasino. Ultimo step, realizziamo con il rosso e il pennello liner la bocca, quindi una sorta di semicuore sulla parte superiore, chiuso sulla parte inferiore, la pupilla e dei piccoli ciuffettini laterali per i capelli. Cominciamo adesso a colorare le nostre figure, quindi per la figura centrale prendiamo sempre con i colori molto ben diluiti e il pennellino liner, per le parti più piccole lo striping, il rosso e il giallo. Realizziamo sempre con lo stesso striping e sempre con i colori molto ben diluiti il volto di Betty Boop, quindi andiamo a creare i capelli, la boccuccia e gli occhi. E con due linee orizzontali gli sci e il bastoncino degli sci tra le mani. Passiamo all'indice della mano destra, coloriamo il nostro cappottino e il cappello con l'azzurro, creiamo le estremità tamponando con il pennello liner e l'acrilico bianco i stivaletti rossi.
L'ultima figura la realizziamo tutta con il bianco, quindi coloriamo tutte le parti del vestito e creiamo anche un cappello con il pennello liner e l'acrilico bianco. Facciamo un contorno con lo striping e il nero molto molto ben diluito e col nero realizziamo anche le scarpine. Allo stesso modo in cui abbiamo realizzato il volto sull'anulare, creiamo metà del volto di Betty Boop. Quindi sempre seguendo la falsa riga di quella realizzata precedentemente. Completiamo il cagnolino, quindi creando due pallini neri e uno bianco che guarda verso l'alto, il nasino e la bocca. Stendo una passata abbondante di top coat brillante e questo è il risultato. Io adoro il personaggio di Betty Boop, questa è la mia versione invernale, spero tantissimo che vi piaccia. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!